forse è tu che sei mio padre. Storie di padri, questo è il titolo dell'appuntamento speciale che Rete 8 dedica al 19 marzo. 19 marzo, festa del papà, si festeggia un po' in tutto il mondo, una festa relativamente giovane se consideriamo che è nata all'inizio dello scorso secolo. Noi questo 19 marzo lo vogliamo celebrare con l'aiuto di due ospiti che ci aiuteranno ad affrontare questo argomento sotto due aspetti differenti, distanti tra di loro se vogliamo, però che in qualche modo rendono pienamente l'idea di questo argomento, ovvero con Patrizio Alessandrini, responsabile del Popolo della Famiglia, già socio dell'Associazione Famiglie Numerose, parleremo dell'aspetto più concreto, mentre con Franca Minucci, attrice e scrittrice, ci eleveremo, se così possiamo dire, parlando di un personaggio che certo. È molto, nei cuori di noi abruzzesi, ma di tutti gli italiani, di Gabriele D'Annunzio. Lo affronteremo nella duplice veste di padre, ma anche di figlio, e quindi parleremo e leggeremo delle cose molto interessanti. Franca Minucci mi ha fatto delle anticipazioni. E allora, buonasera a entrambi i nostri ospiti e grazie per aver accolto il nostro invito. Franca, mi consentirai di aprire questo appuntamento con Patrizio Alessandrini, certo, non perché non voglia dar, come dire, la parola prima da te in quanto anche rappresentante del gentil sesso, ma vorrei iniziare da un aspetto più concreto, più, come dire, materiale, se vogliamo dire. Cominciamo con un papà, insomma, visto che è la festa. Perché? Perché? Con un papà. Patrizio Alessandrini, oltre ad essere rappresentante del Popolo della Famiglia, ha una sua famiglia davvero molto importante. Perché? Perché insieme alla signora Carla è padre di 9 bambini, quindi una famiglia davvero numerosa. Patrizio, di questi tempi qualcuno direbbe ci vuole del coraggio. È così? Beh, più che coraggio, sì, più che coraggio direi di iniziare un'avventura, ecco, un'avventura stupenda che è iniziata nel mio caso quasi 25 anni fa, quando ho incontrato mia moglie Carla, che ringrazio ovviamente vivamente di avermi sposato. Sono innamoratissimo di mia moglie e da questo incontro è nato poi, ecco, da questo incontro è nata questo amore che ci ha portato poi all'altare, a un matrimonio e a un'apertura alla vita, quindi a desiderare veramente i figli che arrivavano, e oggi abbiamo 9 bellissimi bambini e quindi sono contento di essere un padre felice che insieme alla moglie, a mia moglie Carla, ecco, educano, accudiscono e proteggono questa famiglia. Ormai abbiamo figli grandi da 23, ormai quasi universitari, fino a 9 anni l'ultima Maria. È un'esperienza stupenda, il matrimonio è un'avventura bellissima, faticosa, faticosissima, ma come tutte le cose stupende comportano sacrifici, ma il sacrificio ovviamente è insito in ogni cosa stupenda che si fa. Sicuramente, Patrizio, questo è un sacrifici, po' alcune se vogliamo, cose che possiamo dire. Ma anche tanta organizzazione, il quotidiano va organizzato. Il quotidiano va organizzato, sì, è la tipica domanda che mi hanno fatto in questi anni, soprattutto per chi ha un figlio, due figli, certo. Ecco, come fate? Ecco, diciamo che la nostra esperienza è questa e poi un po' l'esperienza di tutte le famiglie numerose. E si parte con il primo figlio, certo. E ovviamente con il primo figlio bisogna iniziare subito come se fossimo professori universitari a fare qualcosa che non abbiamo mai fatto. È vero. Poi ecco che la prima esperienza, l'impatto iniziale, poi si attutisce con il secondo, poi con il terzo, con il quarto, quindi è l'esperienza che poi è possibile mettere a frutto con gli altri figli, che cosa che purtroppo spessissimo chi si ferma al primo non può ovviamente poi replicare, mettere a frutto oppure limare o ovviamente migliorare, perché nell'educazione si migliora ogni volta, evitando possibilmente gli sbagli che si ripetono inevitabilmente. Alessandrini, è risaputo che in Italia non esistono politiche familiari che agevolino le famiglie numerose, sì. Questo è risaputo. Che cosa si può e si dovrebbe fare di concreto? Voi come Popolo della Famiglia avete cercato di portare anche in quest'ultima campagna, sì, politica delle idee, delle proposte, ma cosa si dovrebbe fare? Beh, ecco, innanzitutto riconoscere il ruolo primario della famiglia, così come è scritto nella Costituzione, articolo 29, 30 e 31. Più che cosa si dovrebbe fare, noi desideriamo avere la possibilità di poter esprimere quello che poi è la famiglia, un corpo intermedio, cioè la possibilità di avere innanzitutto la priorità educativa, cosa che oggi sostanzialmente ci stanno togliendo, la priorità educativa,
è uno dei motivi per cui è nato il Popolo della Famiglia. Ricordiamo uno dei famosi Family Day del 2015 contro il gender nelle scuole, questa parola fantomatica inglese che non si capisce che cos'è, ma in realtà è stato un attacco alla priorità educativa della famiglia. E quindi noi come padri, ovviamente che abbiamo il compito di difendere la nostra famiglia, ci siamo presentati in quell'anno 2015 e poi nel 2016 in quei grandi Family Day per dire di no a uno Stato che vuole usurpare la nostra, il nostro diritto primario di educazione. Detto questo poi, quindi la libertà di espressione è la libertà ovviamente di educare i nostri figli. Dopodiché chiaramente per quanto riguarda la questione economica, lo Stato fa di tutto per impedire la formazione di famiglia e poi ovviamente la nascita dei figli. Questo da tanti punti di vista. Possiamo fare il discorso fiscale. Io pago più tasse di un single, oppure il tipico che faccio, non so, se vado all'ospedale a fare un ticket sanitario, io in quando supero i 35.600 euro di reddito, paghiamo un ticket per i nostri 9 figli, se un single che ne guadagna 35 tutto da solo e lo divide per se stesso, lui non paga né ticket né contributo regionale, quindi noi paghiamo per i nostri figli e per il single. Questa è una delle storture, ma ne una delle decine di storture che da ormai anche come famiglie numerose da più di 10 anni stiamo denunciando, purtroppo senza risposta. Grazie Patrizio, torneremo ad occuparci delle cose concrete, però in questo momento ci dedichiamo a Franca Minucci e ci, come dire, regaliamo un momento di piacere, visto che parliamo di Gabriele D'Annunzio. Parliamo di Gabriele D'Annunzio, padre di 4 figli, Mario Gabriellino, Ugo Veniero e Renata detta Cicciuzza. Ma ce ne sarebbe anche una quinta, Franca? No, un quinto certo figlio, che lui non ha riconosciuto inizialmente, però poi abbiamo dei documenti, delle lettere nelle quali lui alla fine capisce, insomma, che quel figlio è anche suo figlio. E lo fa notare, insomma, lo ammette, e oggi sarebbe anche facile poter fare una prova del DNA su questi, perché ha dei nipoti, diciamo, diretti, quindi potrebbe essere ancora verificabile questa cosa e quindi accertabile. Sì, ma quello che ci stupisce anche molto è pensare e sapere che D'Annunzio è stato sia un figlio dolcissimo e premuroso, ma è stato anche un padre dolcissimo e premuroso, che ha avuto nel cuore il destino e ha così collaborato, contribuito in maniera proprio fondamentale alla riuscita dei propri figli, li ha seguiti assolutamente, cioè è stato prima di tutto un figlio amorevole, un figlio dolcissimo. Io dico molto spesso che noi abbiamo parlato molto della mamma quest'anno, no? Tu sai benissimo, tante volte sei venuto anche… Centesimo, esatto. Certo, è stato il centesimo della morte di Luisa De Benedictis, che è stata una figura fondamentale nella vita di D'Annunzio. Tutta la vita di D'Annunzio in qualche modo è stata proprio informata, nel senso proprio, no, di dare forma alla sua vita, dalla presenza e dalla natura e dall'idea e dal pensiero e dall'affetto di questa madre. E tutta la vita D'Annunzio ha desiderato parlarle anche quando era lontano e ha cercato e ha fatto di tutto per scriverle. Ci sono lettere stupende, struggenti, ecco, però noi l'abbiamo a volte dimenticato invece il valore del padre e il ruolo che il padre ha avuto nella vita di D'Annunzio. E allora sappiamo per certo che il padre di D'Annunzio è stato il primo a investire su questo figlio, e questo, come dire, lo voglio dire anche come un progetto educativo moderno, contemporaneo. Che cosa fare perché un figlio possa riuscire nella vita? Ecco, la prima cosa è crederci, come ci ha creduto Francesco Paolo, il padre ha creduto che il figlio era assolutamente in grado, era geniale, aveva delle capacità eccezionali. È vero che aveva visto bene, però è anche vero che questo figlio si è sforzato tutta la vita poi di poter meritare questa stima, quindi ha aumentato e ha creduto, quindi ha aumentato l'autostima del ragazzo, e questa è una tecnica che noi dobbiamo sempre considerare molto, come dire, giusta e positiva. È vero anche che ha lasciato in D'Annunzio un'ansia, no, di successo, un'ansia, no, di questo è anche vero, perché poi quando si eccelle, no, su questo argomento, però forse era proprio nella sua natura. Per soddisfare le aspettative di un genitore, sì, poi si fanno anche tantissime cose. Esatto. È vero che noi oggi diciamo meno male che le ha fatte. È vero. Ecco, è vero anche che lui ha vissuto come voleva vivere, no? Insomma, questa sua vita veramente inimitabile. Ha costruito una vita, come dire, al di sopra di ogni
di ogni nostra immaginazione, no? Questo è immaginifico e non ci sono dubbi su questo. Però io vorrei leggervi almeno un esatto, perché leggere, questa ecco. Tenerezza, questa dolcezza è testimoniata proprio da alcune lettere. Allora, Franca, sì, regalacene sì, qualcuna. Sì, qualcuna. Cioè, qui stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo, a 16 anni. Questa lettera d'annunzio è al Cicognini, quindi è in collegio. È un bambino, però non dimentichiamoci un'altra cosa, come dicevamo prima, che D'Annunzio a 20 anni si sposa e a 21 anni ha il primo figlio. Ecco, il modello di famiglia che tu dicevi, stranamente, non è così lontano dal suo modello, anche se è stato poi un uomo più vivace da tanti altri punti di vista, però ha creduto molto nella famiglia. Ha avuto i figli che gli sono venuti con tantissima gioia e li ha accolti tutti con grande gioia. Quindi, voglio dire, insomma, anche se in maniera diversa, per carità, insomma. E in questa D'Annunzio a 21 anni è il primo figlio, stiamo parlando di un ragazzo giovanissimo. Ecco, in questa lettera a 16 anni, e guardate cosa dice al padre: mio carissimo babbo, puoi pensare quando mi abbia consolato la tua? Ti ho ricevuto ora dopo un silenzio così lungo. Credi, ero veramente sulle spine. Ieri sera specialmente mi avvalsero e mi presero i pensieri così tristi, così sconfortanti, che andai in smania e piansi. Da qui innanzi mi scriverete più spesso, non è vero? A quest'ora avrete già lette le mie 5 lettere scritte in diverse lingue e mi avrete benedetto. Vedi, padre mio, questa è l'unica vera dolcezza, l'unico vero conforto che io mi abbia dalle mie fatiche. Mi piace la lode perché so che voi gioirete delle lodi a me date. Ecco, guardate che natura così generosa anche. Mi piace la gloria perché so che voi esulterete a sentire il mio nome glorioso. Mi piace la vita, perché so che essa deve essere di sostegno e di consolazione alla vostra. Ieri il direttore seppe che io avevo scritto quelle lettere, mi chiamò e mi disse che io ero un buon figliuolo, che sarei riuscito bene, che avevo cuore, che voi non spendevate in vano, che con tutto ciò sapeva che ciò non mi insuperbiva ed io ero sempre amorevole e sempre gentile. Oh, ieri, non esito a dirlo, fu il giorno più bello della mia vita. Gli occhi mi cominciarono a luccicare. Sentii qui dentro al petto il cuore gonfio gonfio, che aveva bisogno di sfogo. Apersi le braccia come per chiamarvi e le gote mi si bagnarono di caldissime lacrime. Erano lacrime di gioia. Per essere pienamente felice non mi mancava che una cosa sola, un vostro bacio. Ecco come mi fanno bene all'anima questi momenti, dopo la tempesta, come mi sento sereno, come mi sento tranquillo, come contento, come vedo il mio avvenire fulgido di gloria e come vorrei che in questi momenti la patria, gli italiani, l'umanità intera fossero una persona sola per poterli abbracciare e dire loro: io vi amo. Padre mio, madre mia, vi ringrazio senza fine di avermi messo al mondo. Vi ringrazio con tutta l'anima di avermi fatto buono il cuore. Io vi adoro e se la patria avrà a gloriarsi di me, voglio che non a me, ma a voi siano date le lodi. Ecco, io credo che in queste lettere ci sia veramente una profonda dolcezza, una profonda consapevolezza, un rapporto profondo con il padre e con la famiglia. Un rapporto che D'Annunzio ha sempre avuto, diciamolo, e che forse tanta critica e anche degli studiosi iniziali. Io voglio dire questo, tutto questo nasce dal fatto che noi possiamo leggere le lettere, se non c'è chi stampa e chi... Cioè, certo. È vero, perché tutti gli studi prima di questi, dove si parlava di un D'Annunzio figlio molto, come dire, distaccato, assolutamente, insomma, non amorevole, ecco, erano date queste notizie su delle basi non scientifiche, perché non erano state pubblicate le lettere, quindi chi lo diceva per sentito dire, perché lo deduceva dal suo carattere. Abbiamo dei documenti. Invece abbiamo dei documenti, e questi sono dei documenti vivi e veri. E di una dolcezza infinita. È vero, ecco. Grazie Franca, grazie davvero. È vero. Patrizio, torniamo a te e a lei. A te, grazie, parlavamo, ecco, ci davamo del tu, è bene continuare a darcelo, visto che è un appuntamento informale e così molto molto amichevole. Dicevamo delle difficoltà, in momenti di crisi lo specchio della società è proprio quello della famiglia e le famiglie numerose sono quelle che ne risentono maggiormente. Sentiamo dire
carenza delle nascite, in Italia nascono pochi bambini, però di questi tempi è davvero un lusso, tra virgolette, come dire, regalarsi la gioia di una nascita. Ed allora quali consigli, argomenti tirar fuori in questo momento nel nostro paese, parlando di famiglie? Sì, è complesso. Proprio nella passata campagna elettorale abbiamo incontrato tantissime persone, tantissime donne, tantissime mamme che desiderebbero avere il secondo, desiderebbero avere il terzo figlio, tantissimi papà che vorrebbero avere il quarto figlio, ma di fronte ovviamente a difficoltà economiche, di fronte a un lavoro che non trovano perché non si crea un lavoro, è molto difficile dare delle risposte o dire qui ecco che si impone di vedere, di guardare ecco alla vita con una visione, quindi non solo una questione economica che è fondamentale, una casa, chiaramente una famiglia si fa con una casa, con un lavoro, perché i figli vanno accuditi, vanno curati, eccetera. Qui io proporrei ecco una visione diversa e mi spiego. Mi avete invitato qui come padre. Certo. Ecco, io oggi, prima di venire qui pensavo, ma io prima di essere padre sono stato figlio, come D'Annunzio parlava del padre, e prima di essere diventato, spero di essere diventato, diventare forse mai lo diventerò un buon padre, spero di essere stato un buon figlio. Non si può essere padri se prima non ci si riconosce figli. Ecco, e prima di tutto io questa mattina pensavo tra me e me, ecco, prima di tutto dobbiamo conoscere un padre che non è solo quello terreno ma quello celeste. Se non riconosciamo un Dio che è padre e in lui ci riconosciamo come desiderati e amati e voluti, e quindi questa vita ha un senso al di là dell'aspetto economico, ma un senso che va al di là dell'immanente, dell'orizzontale, ma ha un aspetto verticale, ecco che tutto prende un'altra forma, un'altra visione. Ecco che quindi tutta la questione economica, la casa, ha un aspetto diverso, che non significa meno importante, anzi ha un'importanza maggiore proprio in vista di. Perché? Perché abbiamo una responsabilità che va oltre la risposta economica o materiale di una persona, ma abbiamo una responsabilità che va oltre, cioè quella del senso della vita. Ora, quanto a casa ci riuniamo a mangiare, siamo in 11, adesso in 10 perché ho un figlio che sta all'università, fuori sede, ecco che iniziamo sempre con una preghiera. Perché? Perché quel pane che mettiamo sopra la tavola è il frutto di un lavoro, sì, ma riconosciamo che prima di tutto di quel lavoro viene da qualcun altro che ci dà una vita. Ecco che i miei figli, i figli miei di mia moglie, penso almeno che abbiano compreso che quello che mettiamo sulla tavola è il frutto di un lavoro, ma soprattutto di un ringraziamento di qualcuno che viene prima. Dico questo perché? Perché i miei figli chiedono, e quando lo vedo nei loro occhi, soprattutto con i più piccoli adesso, ma con i più piccoli quando era 20 anni fa, 23 anni fa, chiedono innanzitutto una risposta, ed è una domanda senza voce, senza suono. Dammi una ragione che abbia senso vivere. Cioè, quello che vedo nei miei figli è di vedere in me un testimone di una speranza, cioè che ha senso poter andare avanti, ha senso lavorare, ha senso studiare, perché vivo, perché sono nato. Io ho avuto la fortuna di veder nascere 8 dei miei 9 figli in sala parto. Bellissima. Esperienza stupenda, bellissima, vedere quel travaglio, no, di mia moglie, vedere quei momenti concitanti, vedere quel sangue, quella presenza, il dolore, certo. Tutto, una bellezza, tutto, una bellezza stupenda, immane. Ecco, di fronte a quello tu cresci come uomo e come padre, perché vedi che quel dono che esce da quel ventre non è tuo, ma ti viene consegnato, quindi hai una responsabilità in confronto di quella persona che non è tua, che ti porta ecco a consegnare ai tuoi figli qualcosa che va oltre il bene materiale. Con questo non voglio scappare dalla tua domanda, perché? Perché di fronte a quella responsabilità ecco che dobbiamo dare risposte a tutto, compreso il lavoro, la casa, eccetera.
Ora, io sto vedendo, girando per le case, girando per le piazze, che più del lavoro, più della casa, più dei denari, manca una speranza. Vedo persone di 85 anni che nel 46, sotto la guerra, facevano figli, sì, ma erano contenti e facevano la fame. Oggi vediamo gente che ha un lavoro, per chi ce l'ha, ha una casa per chi ce l'ha, ma è triste. Ecco, questo qui penso che sia la cosa più triste che mi capita di vedere e di incontrare queste persone qua. Detto questo, non voglio fare la filosofia. Il lavoro è necessario? Sì, dobbiamo crearlo. Come? Ecco, l'hai accennato prima tu. Il primo problema, il primissimo problema che abbiamo in Italia è quello demografico. Se non si fanno figli, non c'è economia, certo, non c'è ripresa. Giustissimo. Patrizio, Franca, ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria. Concediamo anche qualche minuto di pausa ai nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Torneremo subito dopo perché abbiamo delle altre interessantissime e dolcissime lettere da ascoltare. Poi Patrizio Alessandrini ci dovrà dare ancora altre risposte. Linea in regia, Adino D'Angelo, ci vediamo tra poco. Bene, eccoci di nuovo in studio per questo appuntamento speciale di Rete 8 dedicato alla ricorrenza del 19 marzo, la festa del papà, un'occasione per celebrare, per ricordare l'importanza di questa figura genitoriale all'interno della famiglia. Sebbene oggi, se vogliamo, si tenda un po' a farla passare un po' in secondo piano, quasi a viverla in maniera un po' distratta, però è un modo bello, un modo affettuoso per dire anche un semplice ti voglio bene o tanti auguri al proprio genitore. Ed allora, per fare questo, lo facciamo con due ospiti davvero molto, graditi, non lo dico per piaggeria, con Franca Minucci, attrice e scrittrice. Riprendiamo con Patrizio Alessandrini, rappresentante del popolo e della famiglia, genitore. Pensate, a 9 figli con la signora Carla, questa splendida famiglia, ci sta parlando un po' di quelle che dovrebbero essere le politiche per sostenere la famiglia e per far vivere in maniera più, serena le famiglie italiane. Ed allora io ritornerei nel discorso con Franca Minucci per ritornare alla figura di Gabriele D'Annunzio, in questo periodo due ricorrenze davvero molto importanti, l'80esimo della morte di Gabriele D'Annunzio e poi il 150esimo della nascita, perché il 7 marzo, del 155esimo della nascita di Gabriele D'Annunzio, ma un Gabriele D'Annunzio genitore, padre e figlio allo stesso tempo, che grazie ad alcune lettere che Franca Minucci ci sta regalando ci sta facendo assaporare dei momenti davvero molto teneri, dolci, affettuosi. Ed allora Franca, io ti darei la parola per farci vivere un altro momento grazie a queste lettere. Grazie a te per permettere anche al pubblico di conoscere un aspetto forse meno noto di D'Annunzio, che è quello di essere un figlio così amorevole, così dolce, così assecondante con il padre, e anche di cercare di guardare più da vicino proprio il rapporto di D'Annunzio con il padre, perché come ho detto prima, quello con la madre e forse con tantissime altre figure, ecco, è stato sicuramente un rapporto più analizzato, più indagato dagli stessi studiosi. Invece è stato importantissimo anche quello del padre, anzi forse fondamentale, come dicevo prima, nella sua vita. E allora poi sono belle queste lettere, un po' perché ci raccontano un mondo così diverso, così lontano, però anche così vicino a noi, perché quando si parla di sentimenti, come prima io ascoltavo con molto interesse quello che dicevi in fondo, che mettere al mondo un figlio, e non è un caso, e i figli vanno messi al mondo, perché vanno in qualche modo e sono grandissime creature del mondo, a tali appartengono in tutti i sensi, non geograficamente. Non è un fatto geografico, è un fatto di dire che appartengono all'universo e a quella realtà trascendentale che è universale. Ecco, non sono soltanto figli nostri, insomma, quindi parlo di una persona che non ha figli, però io come insegnante ho visto e ho avuto molto a cuore il destino dei miei ragazzi, e ce l'ho a cuore anche adesso, spesso lo dico loro quando li rincontro anche su dei mezzi, no, di comunicazione, certo, diversi, sui social. Dico che mi interessa molto il loro futuro e il loro destino. Ecco, credo che questo poi sia il senso della famiglia, sia il senso, no, di una... Ecco, io volevo leggervi quest'altra lettera di D'Annunzio. Siamo sempre intorno al 79, quindi siamo di fronte a un D'Annunzio giovanissimo, però è anche vero che da qui a 4 anni D'Annunzio si sposerà.
Anche questo dobbiamo mettere al conto, insomma. Una maturità. Giovanissimo si sposa e aveva voglia di fare famiglia, vedi, a differenza di tanti giovani oggi, no? Che per una serie di motivi, insomma, rimandano questo appuntamento. Ecco, sentite, mio carissimo papà, ho letto e riletto ambedue le tue letterine con un'ansia e un piacere indescrivibili. Quelle parole affettuose dalle quali traspare limpidissima l'anima tua, grande e gentile. Mi fa palpitare il cuore di un amore santo e forte che rinnovella e sublima. Me le sento sempre nell'orecchio, in un ronzio dolcemente armonioso, come voce amante che mi vada ripetendo con insistenza continua: figlio, io aspetto. Allora, come canto misterioso che si dilegui promettendo la gloria e la felicità. E sono esse molte volte che mi ridanno il vigore perduto nelle aspre lotte del pensiero. Ecco, questa voce, sentite come sente la vicinanza del padre, proprio una vicinanza affettiva, profonda. Ecco, sono esse che mi riconducono alla mente stanca quei bei sogni splendidi dell'arte, quelle immagini rose e fiorenti dell'avvenire. Sono esse che mi risuonano ancora rose e fiorenti, distinte nell'orecchio, quando nella gioia delle vittorie percuoto col pugno vigoroso il tavolino e guardo con gli occhi scintillanti il cielo sereno. Oh, come farò a ricompensarti? Anche se un giorno potessi deporre ai tuoi piedi l'alloro immortale del poeta, anche se un giorno potessi farti ascoltare il plauso dell'Italia intera, anche se potessi donarti la corona del mondo, che avrei fatto? Cioè nulla rispetto a quello che tu mi dai. O avessi il genio, quel genio che getta lampi rischiarando la terra, che strappa grida di ammirazione e lacrime di commozione, che batte le ali poderose laddove l'altra turba non arriva neppur con lo sguardo. Avessi quel genio, verrei da te con la fronte sfolgorante di gloria, mi getterei fra le tue braccia e ti griderei: oh padre, sorridimi, baciami sulla fronte, un tuo bacio vale più che non il plauso del mondo. Ma io non ho quel genio. Addio babbo, fammi sentire sempre quelle parole vivificatrici e confida in me. Addio, ti stringo al mio petto con amore ineffabile. E poi sentite questa immagine bellissima. Dal profondo dell'animo io vi saluto, o Pescara, mia città natale, o acque dell'Aterno, o colli, o casa mia, che racchiudi così ricco tesoro di virtù e di affetti. Addio, se non mi è dato di essere fra voi con la persona, io già vi sono con l'animo e con la mente, e vi benedico, vi bacio, vi adoro, Gabriele vostro, vostro. Cioè, bello. Che dire, di una lettera di questa dolcezza, e anche, no, di questo entusiasmo del ragazzo che vuole dimostrare a tutti, ma soprattutto al padre e alla sua famiglia, che lui diventerà qualcuno e che non stanno spendendo i soldi in vano per la sua formazione e la sua educazione. C'è un ragazzo veramente, come dire, così ubbidiente, così educato, così gentile, così affettuoso, che ci stupisce trovarlo così tra queste pagine e tra queste righe. Davvero molto dolce. Patrizio Alessandrini, diceva Giovanni Paolo II che la famiglia è lo specchio in cui Dio si guarda e vede i due miracoli più belli che ha fatto, ovvero donare la vita e donare l'amore. In queste parole viene racchiusa un po' la filosofia dell'essere genitore, della famiglia, della procreazione. Abbiamo visto come dagli anni 70 ad oggi sia stata un po', come dire, attaccata, sia stata un po' depotenziata questa istituzione. Vogliamo dare invece un segnale di speranza, vogliamo dare una parola di positività. E allora che cosa possiamo aggiungere a sostegno della famiglia? Beh, Giovanni Paolo II, che è il mio Papa, quante giornate mondiali della gioventù abbiamo fatto insieme. È certo che la famiglia viene attaccata perché è l'immagine stessa di Dio. È l'immagine stessa di Dio. Bene, c'è una speranza, sì che c'è una speranza. Ecco che quello che chiedono i miei figli, come dicevo prima, quando guardano a me senza parlare, è: donaci, testimoniaci che c'è una speranza ancora per andare avanti. Bene, una speranza c'è una speranza. Ecco che occorre però invertire una rotta. Non possiamo andare più avanti così, e qui non voglio fare il politico perché neanche mi appartiene ancora come struttura e come mentalità, ma dobbiamo invertire una rotta. Dobbiamo far sì che oggi il ruolo del padre e della madre siano difesi,
Certo. Ecco, oggi sentire parlare di genitore 1, genitore 2 o di altre forme genitoriali, cioè è uno scandalo che non si può ascoltare. Ecco che quindi è possibile tornare indietro. Sì, ma dobbiamo tornare alle nostre radici. Prima si parlava con la signora Franca delle radici. Il padre rappresenta la radice. Io sono figlio di Claudio, che è figlio di Alessandro, che è figlio di... Ecco, scardinare questa radice significa scardinare nel bambino, nel figlio, ecco, l'appartenenza. Infatti mi posso permettere un'interruzione. No? No? Una volta quando si vedeva una persona, sai meglio di me forse nei paesi, diceva di chi sei figlio? Di chi ho figlio? Ecco, di chi sei figlio? Era una connotazione. Si dava era quella, è assolutamente, sì, importante. Sì, sì, questo è fondamentale, e certo. Questo, perciò io insisto spesso anche nella ricerca del nome. I nomi devono essere dei nomi storici della famiglia, perché si fa prima individuare, perché questo ci dà un'identità forte che ci serve. E ci serve per poterci in qualche modo, no, ritrovare, non solo con noi stessi, ma anche appunto con gli altri. Cioè è molto importante, no, che si conservino queste radici anche in questo modo, anche nei nomi a volte, no? Sì, sicuramente. Ecco. Esattamente. Quindi allora la speranza qual è? Una speranza c'è, ma la speranza è insita nella famiglia. E quindi è che dobbiamo puntare tutto nella famiglia. Ora, quindi, oggi le politiche quali potrebbero essere? Io non parlerei più di politiche familiari, perché normalmente le politiche familiari vengono sempre associate a politiche assistenziali. E noi quelle non ci interessano. Non ci interessano, noi dobbiamo essere assistiti. Noi dobbiamo premiare la famiglia, o meglio, premiare i giovani che fanno famiglia e che fanno figli. Quindi premiare la madre per quel ruolo indispensabile e premiare il padre per quel ruolo indispensabile. Ecco, dobbiamo dare tutti i supporti affinché questo avvenga. È possibile? Certo che è possibile. Ma si può fare? Certo che si può fare. Basta la volontà. Perché dico basta la volontà? Perché ecco che ci sono altre volontà che vanno ad attaccare quello che diceva Giovanni Paolo II, santo. Detto questo, una speranza c'è, certo che c'è una speranza, che va oltre poi ovviamente l'immanente, ma dobbiamo pensare a che cosa? Dobbiamo pensare che è possibile cambiare, ovviamente tutti coloro che ci ascoltano, i telespettatori che ci ascoltano, che sono padri e madri, devono uscire fuori ovviamente dalle proprie case, devono uscire fuori dai propri divani e ovviamente iniziare a essere attori principali. Una delle mie esperienze che ho avuto come, diciamo così, dirigente nazionale famiglie numerose, qual è stata? Che la maggior parte delle famiglie, anche quelle abruzzese, famiglie numerose, dicevano: Patrizio, ma cosa si può fare? Beh, io direi, si può fare questo, 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 questo. Oh, che bello, fai! Dice, no, come fai? Ti facciamo, ecco, lo so. Il delegare, ecco, il delegare. Non è più possibile adesso delegare, dobbiamo essere attori principali, e questo lo dico ai padri e alle madri che ci ascoltano in questo momento. E soprattutto per quanto riguarda l'educazione dei nostri figli, non possiamo più assolutamente delegare. Dobbiamo assumerci la responsabilità che ci è affidata, soprattutto nell'educazione. E quindi su questo è un aspetto che rilancio, è una sfida che rilancio alle persone che ci ascoltano, perché non possiamo più aspettare che altri ci pensino. Dobbiamo essere noi, perché i figli sono i nostri. E noi soprattutto come padri, il 19 la festa del papà, e domani andrò alla scuola a 12:15, mia figlia Maria mi ha detto: papà, domani devi venire davanti alla scuola a 12:15. E perché? Non te lo posso dire. La sorpresa. Bella Maria. E ha detto: va bene papà, verrò. Ecco, dovrò prendere del tempo da lavoro. Ecco che ad esempio lo Stato deve ridarci che cosa? Il tempo da dedicare ai nostri figli, perché se domani non mi riprenderò quell'ora di lavoro, non potrò far felice mia figlia, ma la voglio far felice perché lei mi vuole vedere, mi vuole guardare negli occhi e dire, come ha detto D'Annunzio, ma perché una bambina felice sarà una donna felice. Sarà una donna felice. Non ci sono dubbi. E questo sono momenti che poi non tornano più. Una cosa voglio dire, D'Annunzio ha avuto il primo, si è sposato a 21 anni, io sono sposato a quasi 23, quindi giovanissimo. Moltissimi hanno detto: ma sei troppo giovane, oggi pensare di sposarsi a 22 anni oggi sarebbe una follia. Certo. È stata invece una benedizione, perché c'è stata quella sana follia che ci ha permesso, a me e mia moglie, di poter costruire una famiglia e ricevere tanti figli, che sono un dono enorme, con tanta fatica, ma con una gioia indescrivibile. E oggi siamo felicissimi di quello che abbiamo ricevuto e di quello che ovviamente stiamo portando avanti. Io vedo sempre di più che il mio ruolo come padre
è quello della difesa, cioè di essere un padre che ha un'autorità, e mia moglie mai a casa mi toglie l'autorità, anche quando è in disaccordo, è spesso in disaccordo con me, perché io sono ho il mio carattere, i miei difetti chiaramente, ma sempre di fronte ai figli, a tavola, sempre, ecco, vedono queste due figure che sono i punti fermi, cardinali, certo, per loro, per andare avanti, da 9 certo anni a 23 anni. Come i miei primi che sono all'università e non sanno che cosa faremo? Avremo la possibilità di trovare lavoro? Andremo all'estero? Mi dicono alcuni, andremo all'estero? Chi lo sa? Ecco, chi lo sa? Ecco però, certo, quello che per loro è importante è che di fronte a noi non occorrono tante parole. Vedono in noi un segno di speranza. Grazie, grazie Patrizio, saluti anche la signora Carla certo, da parte di noi. Franca, tutti, noi siamo quasi al termine di questo appuntamento. Avevi preparato una bella poesia, sì, di Quasimodo, e c'era una lettera di una piccolissima D'Annunzio, lettera di D'Annunzio alla figlia femmina, visto che si parlava allora, di figlia femmina, regalaci questa particolarmente, perla. Ha particolarmente amato. Regalaci questa perla. Questa, e forse perché poi questa figlia arriva quando lui è più adulto, è un pochino più adulto, e quindi diciamo che insomma qui ha quasi 30 anni, 29 anni quando ha questa figlia, quindi forse l'esperienza, come dicevi, no? L'esperienza di essere padre primo, ecco, la mette poi tutta, diciamo, in questa nuova esperienza. Pensate a quest'uomo, siamo nel 1905, con i tanti problemi, stava comunque, aveva scritto La figlia di Iorio, stava uscendo La fiaccola, stava traducendo in francese La figlia di Iorio, con tutto quello. Nel 4 erano uscite tutte l'Alcione, tutte le poesie delle Laudi, quindi una cosa meravigliosa, eppure al tempo di dire alla figlia, cara piccola, ti mando la bambola con la carrozzella. Ecco, uno non si aspetterebbe mai D'Annunzio che spedisce le bambolette. Ecco. Certo, invece. È un grandissimo panettone, verrò a vederti, come sai, non fu possibile ottenere il permesso, cioè lei stava in collegio, abbi pazienza ancora un poco, ti mando tutti i miei baci più teneri, l'anno nuovo ci porterà la felicità. Cioè, ma come si fa a non amare un padre così dolce e così affettuoso? Però tu dicevi giustamente che io volevo chiudere con un'altra poesia, volevo chiudere con la poesia di Quasimodo al padre. Sì. Perché questa? Perché il padre di Quasimodo, intanto perché questa poesia Quasimodo ricorda il terremoto di Messina. In Sicilia, quel grande terremoto, quel devastante terremoto che è stato così, insomma, così devastante per tutti e anche per la sua famiglia. Ricorda che il padre che faceva il ferroviere, ecco, e che aveva una vita quindi di grande, a volte anche di grandi umiliazioni. Così lui la ricorda questa vita, e che comunque portò tutta la famiglia dentro un vagone, appunto su un binario morto, per poterli in qualche modo, e non soltanto la sua famiglia, tantissime persone. Ecco, ricorda quella scena del padre. E allora adesso, a 90 anni, quando il padre sta facendo e compie 90 anni, e quando lui è diventato già quel grande poeta, quel grande intellettuale che è, lui dedica al padre questa poesia straordinaria. Sentiamola. Che è una delle poche dedicate al padre così di grande bellezza. E questa è: dove sull'acque viola era Messina, tra fili spezzati e macerie, tu vai lungo binari e scambi, col tuo berretto di gallo isolano. Il terremoto ribolle da 2 giorni, è dicembre d'uragani e mare avvelenato. Le nostre notti cadono nei carri merci e noi, bestiame infantile, contiamo sogni polverosi, con i morti sfondati dai ferri, mordendo mandorle e mele disseccate a ghirlanda. La scienza del dolore mise verità e lame nei giochi dei bassopiani di malaria gialla e terzana gonfia di fango. La tua pazienza, triste, delicata, ci rubò la paura. Fu lezione di giorni uniti alla morte tradita, al vilipendio dei ladroni presi fra i rottami e giustiziati al buio della fucileria degli sparchi, un conto di numeri bassi che tornava esatto, concentrico, un bilancio di vita futura. Il tuo berretto di sole andava su e giù nel poco spazio che sempre ti hanno dato. Anche a me misurarono ogni cosa e ho portato il tuo nome un po' più in là dell'odio e dell'invidia. Quel rosso del tuo capo era una mitria, una corona con le ali d'aquila. E ora, nell'aquila dei tuoi 90 anni, ho voluto parlare con te, coi tuoi segnali di partenza colorati dalla lanterna notturna. E qui, da una ruota imperfetta del mondo,
su una piena di muri serrati, lontano dai gelsomini d'Arabia, dove ancora tu sei, per dirti ciò che non potevo un tempo, difficile affinità di pensieri, per dirti, e non ci ascoltano solo cicale del viviere, agavi e lentischi, per dirti come il campiere dice al suo padrone, baciamo le mani, questo, non altro, oscuramente forte è la vita. Grazie, grazie a Franca Minnucci, grazie a Patrizio Alessandrini, grazie a tutti voi per averci seguito da casa, purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito, ci voleva un applauso. Auguri a tutti papà, auguri ai nostri ospiti, grazie e arrivederci. Forse tu